Nel quartiere di Sant'Orso torna la terza edizione di Bella Storia, la festa di Halloween in chiave fanese, in programma martedì 31 ottobre dalle ore 16 alle ore 23. All'interno della piazza del centro commerciale, nel campetto da basket di via Petri e nei parcheggi di via Sant'Eusebio e quello a lato del supermercato, verranno allestiti diversi laboratori e giochi per grandi e piccoli e un'area food truck di fronte alla scuola Montesi. Mancherà una ricca merenda per gli intervenuti e la caccia al tesoro finale con premi curata dall'Azione Cattolica Sant'Orso. Per quest'ultimo appuntamento è necessaria l'iscrizione a questo numero. Sarà la terza edizione di Halloween che proporremo appunto a Sant'Orso. Al mio fianco abbiamo già degli elementi che vi aspetteranno in un bosco speciale che sarà appunto il bosco della paura, ma che paura sicuramente non farà, ma vi divertirà tanto. Siamo pronti ad attendervi con tanti laboratori e quest'anno con una sorpresa speciale, con un cinema all'aperto che potrà ospitare i vostri bambini dalle 7, dove la piazza Maria Teresa di Calcutta si trasformerà proprio veramente in qualcosa di magico, con un film della Walt Disney molto interessante, e quindi siate pronti, noi vi aspettiamo per una festa da paura. Questo evento nasce con l'intento di allontanare i brutti episodi accaduti 4 anni fa, quando l'intero quartiere fu assalito da diverse bande di ragazzini che hanno dato fuoco al bene pubblico, ribaltato cassonetti e creato paura tra i residenti. Lo stesso assessore ha poi ribadito che anche quest'anno le forze di polizia locale saranno presenti nel territorio al fine di scongiurare il ripetersi di episodi come questi. Per esorcizzare i fatti del passato occorre davvero cambiare narrazione. E lo si fa anche grazie all'ironia, all'umorismo, perché ogni iniziativa gioca un po' anche sul tema della paura, del brivido, dello spavento, insomma, per cercare davvero di portare in positivo qualcosa che invece viene vissuto come negativo. E come assessorato al welfare di comunità partecipiamo anche con l'unità di strada, con il centro gioco Gas Gas e con il coinvolgimento dei circoli anziani a partire dal circolo di Sant'Orso Anni Nuovi. L'evento, ad ingresso libero, è stato organizzato dal Comune di Fano insieme a diverse associazioni della città e attività del quartiere. Non potete mancare all'appuntamento di Sant'Orso, non è solo del quartiere ma è rivolto a tutta la città, a tutte le famiglie, a tutti i bambini che avranno voglia di passare un Halloween diverso, non tanto da paura, anche se... Però insomma una bella storia sicuramente avranno modo di passarla, ci saranno tante attività da fare a Sant'Orso, ci saranno laboratori di ceramica con la terra, laboratori di costruzione maschere, ci saranno tante forme di divertimento, il DRF con i droni, anche arti marziali di difesa, c'è un po' di tutto, sicuramente non può mancare il boschetto della paura con dei personaggi che... Bambini, spero che non abbiano paura, il più brutto sono io come mostro, poi fate voi. Ma venite, non mancate, divertitevi come sempre.